Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Soul Society Italia. Ormai, come sapete bene, mancano soltanto pochi giorni al ritorno della terza stagione di Bleach, la sanguinosa guerra dei mille anni, che, se tutto rimarrà come l'anno scorso, dovrebbe tornare in Italia su Disney Plus, sottotitolato più o meno alle 4:30 di pomeriggio del nostro sabato, poiché in Giappone sarà trasmesso alle 23 della stessa giornata, per cui in una fascia che, come sapete bene, non è più ovviamente costretta alla censura, e che è quindi un po' il mood che ha caratterizzato la nuova stagione anime di Bleach. Quindi ovviamente c'è un hype incredibile, ragazzi, e in realtà oggi, ragazzi, ci addentriamo in un video che si basa su delle informazioni che sono trapelate nell'ultima settimana e che riguardano la prima e la seconda puntata della terza stagione. Prima di cominciare a parlarne, però, io volevo soltanto avvisarvi che domenica sarò al Romix, quindi sarò felice di incontrarvi. Non so quanti di voi verranno, quanti di voi ci sarete, insomma, ma come sempre, come ogni volta, sarà sempre un piacere incontrare le community di Bleach, i cosplayer e via dicendo. Per cui sabato puntata, domenica Romix e il mio video analisi sulla puntata, come sempre, uscirà la domenica sera più o meno. Cerco di montarlo il sabato in modo tale da farlo uscire poi la domenica. Detto ciò, probabilmente qui sul canale, oltre al solito video analisi, potrei durante la settimana far uscire anche un video reaction mentre vedo la puntata e molti altri contenuti. Quindi, ragazzi, non vedo l'ora, il canale sta tornando e Bleach sta tornando. Detto ciò, il tema di oggi, ragazzi, si basa sostanzialmente su degli spoiler, su delle informazioni che sono trapelate da alcuni utenti che evidentemente hanno visto le prime due puntate alla premiere del 16 settembre in Giappone. Quindi, ragazzi, io ve lo dico apertamente, questo è un video spoiler. Ci saranno spoiler a manetta che riguarderanno le prime due puntate. Quindi, se non volete sapere niente, quindi se non avete letto il manga e non sapete assolutamente niente su ciò che accadrà, il video finisce qui. Per tutti gli altri invece curiosi, bene, il video comincia adesso e io ho un hype incredibile. Come sapete bene, ragazzi, la seconda stagione era terminata con un cliffhanger incredibile, perché c'era stata una grande battaglia tra la Divisione Zero e la Guardia Reale degli Uobà, uno scontro totale tra Quincy e Shinigami. Oltre il sensazionale Bankai e Shikai di Ichibei contro Yuaba, ovviamente la scena che più ci aveva coinvolto è quella che riguarda il Bankai inedito di Senjomaru. Lì Kubo ha decisamente riscritto la dinamica dello scontro, aggiungendo una lore, aggiungendo tempo, time skip ai personaggi che ovviamente nel manga erano stati un po' lasciati in disparte, tra cui la Divisione Zero e Senjomaru in particolare. Infatti, quest'ultima, se volete, recuperate i video che feci l'anno scorso in cui analizzo e teorizzo il suo Bankai, è stata in grado di sigillare tutta la Justafel, tra cui Ishida Uryu. Ichibei, d'altro canto, è riuscito a sconfiggere Yuaba con il suo Bankai devastante, la Formica Nera, e di conseguenza, la seconda stagione si era interrotta in maniera brusca, con un colpo di scena incredibile. Bene, la terza stagione ripartirà da qui. Per cui ora vi racconterò tutti gli spoiler e le informazioni che sappiamo su queste prime due puntate. Innanzitutto partiamo dalla opening. Si dice che la opening abbia un ritmo molto incalzante e che abbia dei feeling molto nostalgici riguardanti proprio la storia di Bleach. Quindi chissà, un ritorno alle origini dal punto di vista della canzone, ci saranno delle immagini del vecchio anime, chissà. Un'altra informazione che è trapelata è che ci sarà una scena in cui Grimmjow insegue Askin. Ovviamente nella terza stagione vedremo questo breve scontro che spero nell'anime non sia così breve, in modo tale da ampliare anche le scene e i combattimenti che riguardano un personaggio amato come Grimmjow, che per l'appunto sarà uno dei grandi ritorni nella terza stagione. Spero che dal momento in cui ha anche una scena bella importante nella opening, l'avrà anche nell'anime, per l'appunto negli episodi finali credo che avverrà tutto ciò. Quindi l'episodio 28, mi pare, che corrisponde per l'appunto al primo episodio della terza stagione, si chiama A, la lettera A. E cosa vedremo nella prima puntata? Il proseguo degli scontri, perché Yuaba, per l'appunto, come abbiamo visto anche nel teaser, svilupperà il suo occhio maledetto, svilupperà l'Almightly, la lettera A, la rilascerà contro Ichibei e vincerà lo scontro facilmente.
Ovviamente ci troviamo di fronte al potere più incredibile, oppato al massimo proprio, di un qualsiasi personaggio di Bleach, ragazzi. Yuuba diventa davvero forte come una divinità. Supererà il Soul King in termini di potenza e in termini di minaccia per la Soul Society. Detto ciò, quindi, ci aspetterà un grande scontro. Già abbiamo visto le immagini di Chibei che sviluppa il Tempio Nero, quel Kido gigantesco contro Yuuba, con una visuale estremamente creativa, quasi a pastello, d'acquerello nero, una scena che secondo me sarà davvero davvero figa. E d'altro canto, sempre nella stessa puntata, abbiamo Ishida che riuscirà a sconfiggere Senjumaru distruggendo il Bankai e liberando tutta la Justafel. Ora, non sappiamo niente, nemmeno noi lettori del manga, di come ciò avverrà, perché per l'appunto è una scena inedita. E adesso mi chiedo, Ishida come farà a liberarsi da un Bankai così potente? L'unica ipotesi che mi viene da pensare è, banalmente, che ci mostreranno anticipatamente la lettera A di Ishida Uryu, l'antitesis. È ovviamente qualcosa che potrebbe riuscire a ribaltare la situazione di merda in cui si trovano i Quincy, e ovviamente anche il titolo della puntata può avere un doppio significato, perché A per Almighty e A per antitesis. Quindi c'è un'altissima probabilità che riusciremo a vedere in anticipo il potere della vera lettera di Ishida Uryu, la A per l'appunto. Quindi, primo episodio, ragazzi, ripartirà a stecca sui combattimenti, ripartirà veramente bruscamente all'azione, perché avremo questi due grandi scontri, uno che già sappiamo, che già conosciamo, Ichibei vs Yuuba, che per l'appunto si concluderà con una sconfitta devastante ai danni di Ichibei. E vedremo invece uno scontro completamente inedito tra Ishida e Senjumaru. La seconda puntata invece si chiama Kill the King, l'uccisione del re. Quindi, o meglio dire, uccidi il re, secondo me è più sotto questo punto di vista, come un imperativo. E chi ha letto il manga sa benissimo cosa significa questo titolo, perché Yuuba, riuscendo a sconfiggere la Divisione Zero, con la sua Guardia Reale al seguito, arriverà alla Camera del Soul King. E qui Yuuba avrà l'obiettivo di uccidere il Soul King addirittura con l'ausilio di un Ichigo controllato fisicamente dalle Blutvene. Quindi, cosa accadrà nella seconda puntata Kill the King? Ragazzi, questa è la puntata che forse attendo più di tutte. Perché, innanzitutto, tutti coloro che hanno visto queste due puntate hanno detto che c'è un ampliamento nel budget della CGI, quindi le animazioni sono incredibili. Sappiamo che c'è stato un reparto cinematografico al lavoro. In più ci hanno detto che ci saranno tantissime scene inedite, a partire da Ishida e Senjumaru e via dicendo. Ma quello che a me veramente emoziona tanto è che, primo, vedremo nella seconda puntata Kill the King Ichigo contro Yuuba in uno scontro estremamente ampliato. Addirittura si dice che Ichigo riuscirà a parare tutti i colpi di Yuuba con l'utilizzo di un Getsuga Jujitsu enorme, gigantesco. Quindi ci sarà uno scontro ampliato all'inizio, addirittura alla pari tra i due. Purtroppo sappiamo che Yuuba riuscirà a sopraffare anche Ichigo e riuscirà ad uccidere il Soul King, e questo a fine puntata creerà dei danni assurdi al destino dell'universo della Soul Society. E il finale della puntata, infatti, ci addirittura fa capire il ritorno di Aizen. Vedremo Aizen e Kyoraku, vedremo Ukitake e Yoruichi che faranno delle cose. Per cui già il secondo episodio terminerà con la rivelazione di Aizen liberato da Kyoraku e Ukitake che si accingerà a liberare il braccio destro del Soul King dentro di sé. Quindi queste grandi informazioni ci stanno veramente promettendo due episodi iniziali devastanti, sensazionali, ma la chicca più bella ve l'ho lasciata alla fine, perché le scene inedite riguardano anche diversi dialoghi e interazioni tra Ichigo e Orihime e Rukia e Renji. Ma oltre ciò, pare sia confermata, ragazzi, un ampliamento riguardante la trama del Soul King. Ci diranno il nome vero del Soul King, la lore legata al Soul King, e ci spiegheranno in anticipo il desiderio di Yuuba, che noi che abbiamo letto il manga e abbiamo terminato l'opera sappiamo essere quello di distruggere i mondi per tornare all'unico mondo primordiale in cui non esiste la morte e la vita. Sostanzialmente la morte non esiste e quindi ci sarà un unico mondo
un unico universo, un'unica dimensione di esistenza. Questo tema è stato approfondito nella novel Can't Fear Your Own World, che ci spiega per l'appunto che prima della creazione del Soul King il mondo era unico, e tutte le anime vivevano insieme, vivi e morti, Hollow, Shinigami, Quincy e via dicendo. Quindi, se questa trama di Can't Fear Your Own World, in cui è stata approfondita, può essere ampliata anche nell'anime, ragazzi, qua Kubo si è superato. In teoria, quindi, ci saranno degli ampliamenti legati al rapporto tra Yuaba e il Soul King, e io, ragazzi, non vedo l'ora, perché qua, se poco poco iniziano ad ampliare la storia, iniziano a buttarci informazioni delle novel sequel, raga, io mi auguro veramente tanto che forse stanno iniziando a buttare dei tasselli sul futuro, ovvero eventuali serie sulle novel, un film su Can't Fear Your Own World o il sequel infernale che potrebbe legarsi benissimo a questa trama del Soul King completamente inedita. Quindi questi erano i grandi spoiler legati alle prime due puntate. Io ho un hype incredibile, non sto più nella pelle. Per cui, ragazzi, Bleach ormai sta tornando e stiamo tornando tutti quanti noi su Soul Society Italia. Ci vediamo alla prossima, ragazzi.